Ciao a tutti, come tutte le settimane sono qui per parlarvi delle notizie nerd uscite. Vorrei partire con l'annuncio dell'arrivo in sala per fine settembre del nuovo lungometraggio animato di Dragon Ball, che sarà appunto di Dragon Ball Super Super Hero, che arriverà nei cinema italiani a fine settembre. Recentemente è uscito anche il primo episodio della serie House of the Dragon, che è già stata rinnovata per una seconda stagione, come è stato rinnovato Umbrella Academy per la quarta e ultima stagione, mentre a più di 10 giorni dall'uscita non si hanno ancora notizie sulla seconda stagione di Sandman. Neil Gaiman ha risposto a un tweet consigliando a un fan di far vedere la serie a tutti i suoi amici e farla finire a chi l'ha interrotta, e ancora non si hanno notizie ufficiali da Netflix. Spero vivamente che confermino una seconda stagione. Hanno anche parlato di alcune cose che si potranno vedere nella seconda stagione, probabilmente proprio per far venire più interesse ai fan. Sono state annunciate alcune novità all'interno dei fumetti Marvel. È stato annunciato l'evento Marvel legato agli X-Men, che sarà dedicato al personaggio di Sinistro, che attualmente è molto importante nella testata Immortal X-Men e che avrà un suo evento chiamato Sin of Sinister. E è stato anche annunciato il rilancio di Iron Man, della testata dedicata al supereroe, che vedrà un nuovo team composto da Jerry Duggan ai testi e da Joan Frigeri ai disegni. Il rilancio di Iron Man è previsto proprio per i 60 anni dalla prima apparizione del personaggio, avvenuta nel 1963. Per passare alla concorrenza, cosa succede quando uno dei migliori autori attivi si lamenta con il proprio editor che un personaggio è rimasto sottovalutato per così tanto tempo? Esce una serie di Supergirl da non lasciarsi scappare. Tom King ha recentemente pubblicato anche in Italia, con Panini, Supergirl, la donna del domani. Si tratta di un volume unico dalle tinte fantasy e western, che ricalca molto il grinta sia nell'originale che nel remake più recente. La storia inizia con un escamotage dei più classici, ma molto distante da quello che conosciamo del personaggio. Kara decide di festeggiare il suo compleanno andando in un pianeta in cui il sole le toglie i poteri per potersi ubriacare. Da qui ovviamente nasce una storia molto più complessa, sarebbe troppo semplice buttarla in caciara con una rissa da bar. Trattandosi di una serie di solo 8 numeri raccolta in un volume uscito proprio ad agosto per Panini, vi consiglio di dargli un'occhiata. Tom King recentemente non sta davvero sbagliando un colpo. È uscito il trailer di un nuovo videogioco ambientato nell'universo creato da Frank Herbert di Dune. Si tratterà di un open world survival di cui ancora non si sa la data di uscita. È uscito solamente un filmato di circa 1 minuto e mezzo, che però promette molto bene, ed è molto interessante l'idea di immaginarsi appunto un open world proprio nell'ambiente, con le difficoltà create da Herbert per i suoi romanzi. Quindi sono molto curiosa di sapere se ci saranno novità su questo videogioco. Mentre le cose che usciranno nelle prossime settimane si potranno vedere in streaming sono: su Disney Plus il 31 di agosto uscirà Endor, una serie ambientata nell'universo di Star Wars, mentre l'8 settembre usciranno Cars on the Road e sarà disponibile anche Thor Love and Thunder. Il 2 settembre saranno disponibili su Prime Video i primi 2 episodi della serie del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, mentre dal 7 all'11 settembre a Mantova ci sarà il Festival della Letteratura. So che è uscito il programma completo, io ancora non ci ho dato un occhio e non ho deciso se e quando andrò a farci un giro, ma sarei molto curiosa perché non ci sono mai stata. Per questa settimana credo sia tutto e ci vediamo la prossima!